Il Monticelli espugna il Mariani Pavone di Pineto battendo per 3-1 la squadra di casa e tenendo così accesa la speranza playoff. Vince la squadra con le motivazioni maggiori, ma in campo è stata partita vera fino al 90esimo. Nelle fila del Pineto, in casacca nera, torna Mazzocchetti tra i pali, mentre a centrocampo Cacciatore prende il posto dell'infortunato Proietti. In avanti parte Palumbo. Dall'altra parte Stallone recupera. In difesa dopo la squalifica il capitano Sosi, mentre in avanti il tridente è composto da Negro, Giovannini e Pedalino. Dopo un minuto di silenzio in ricordo di Michele Scarponi, l'arbitro Cascone dà il via alle ostilità con le due squadre che si fronteggiano a viso aperto e i primi minuti scivolano via sul filo dell'equilibrio. Il primo vero sussulto al 19esimo quando Pedalino va in gol, ma la rete viene annullata per un fuorigioco parso dubbio. Il Pineto risponde al 26esimo con l'incursione di Cacciatore e la sfera che sfiora il palo. Passano 2 minuti e Pedalino dalla parte opposta non riesce ad impensierire Mazzocchetti di testa, mentre al 34esimo Marani si fa trovare pronto sulla conclusione dal limite di Mariani. Ma nel finale, proprio quando ci si appresta a rientrare negli spogliatoi sullo 0-0, Iotti vede Mazzocchetti fuori dei pali e si inventa una gran conclusione dalla distanza che si insacca alle spalle dell'estremo locale. In avvio di ripresa il Pineto spinge alla ricerca del pari, al 7° un altro episodio da rivedere, Cacciatore dal fondo mette in mezzo un insidioso tiro cross, serie di batti e ribatti sulla linea con la sfera che poi viene allontanata dalla difesa, per il direttore di gara la palla non varca la linea di porta. È il preludio al pareggio abruzzese che arriva 1 minuto più tardi con Pomante che di testa insacca sul traversone di Stacchiotti per un gol confezionato dalla difesa. Fase favorevole ai padroni di casa che al 12esimo provano anche con Ciarcelluti che se ne va tutto solo sulla sinistra e in diagonale impegna Marani. Al 15esimo però gli ascolani si riportano in vantaggio quando sugli sviluppi di un calcio piazzato Sosi rimette in mezzo dalla sinistra impegnando Mazzocchetti, sulla respinta è pronto Giovannini che piazza la sfera all'altezza del secondo palo. Ora il Pineto subisce l'agonismo del Monticelli che nel frattempo ha saputo che la Fermana è avanti sulla San Maurese e cerca di chiudere la gara. Alla mezz'ora Pedalino spreca incredibilmente la palla del possibile 3-1 per gli ospiti che rischiano il pari al 44esimo quando sul traversone di Logoluso Stacchiotti riesce solo a sfiorare ma non ad imprimere la necessaria forza alla sfera per superare Marani e nel finale il Monticelli in contropiede chiude definitivamente i giochi con Negro che servito da Giovannini fissa il risultato sul definitivo 3-1, una vittoria che non vale il quinto posto per via della rimonta della San Maurese sulla Fermana nel finale ma che tiene aperta la corsa playoff. Sconfitta che non pregiudica nulla per il Pineto, al quale va dato atto di essersela giocata fino alla fine. Mister Amaulo, il Pineto ha provato a recuperare questa partita, ma forse alla fine ha vinto la squadra che aveva le motivazioni maggiori. Diciamo che magari anche noi volevamo la vittoria, non ci siamo riusciti, qualche episodio diciamo sfavorevole, soprattutto nella prima frazione, magari la partita era equilibrata e forse tenevamo un po' meglio noi il campo, ci è venuto quel gol da lontano, un po' che ha complicato la partita. Poi nella seconda frazione siamo stati abili a recuperare e la partita la stavamo comandando. Poi c'è stato questo calcio piazzato, è arrivato il 2-1, poi sinceramente non avevamo più le forze per ribaltare il risultato, è venuto questa sconfitta, siamo rammaricati però ci abbiamo provato con tutte le nostre forze. È la continuità, è il seguito del meraviglioso campionato di sti ragazzi che continuano a stupire sia me che questo campionato, ormai diciamo Monticelli che è un piccolo quartiere di una città di 50.000 abitanti inizia a essere in Serie D una squadra che continua a far parlare di sé, ma lo fa facendo i fatti, la cosa più bella nella vita. Onore al Pineto che fino all'ultimo secondo ci ha fatto sudare le 7 camicie, ci è voluto il miglior Monticelli per vincere contro un Pineto maidomo, però oggi applausi al Monticelli e complimenti al Pineto che ha onorato il campionato, cosa che dovrebbero fare tutte le squadre di questo campionato. Il Monticelli, permettetemi, forse per quello che ha espresso quest'anno meriterebbe i playoff. La salvezza per noi era già un sogno, i playoff sono un sogno nel sogno, cercheremo di raggiungerlo, ma anche se non fosse, secondo me è come se i ragazzi ci fossero arrivati.